Museo degli Scavi di Pompei. Opuscoli ai medici italiani, Caserta, la Guardia di Finanza scopre la maxi truffa. Via Registro Tumori Campano, ASL e ricercatori studieranno il rapporto col territorio. Non sono un evasore, video appello di Maradona per tornare a Napoli. Calcio, il Napoli al lavoro senza 10 nazionali, Cavani inseguito da mezza Europa. Buonasera e benvenuti al TG Luna Napoli, in primo piano la cronaca. Parliamo ancora una volta degli scavi di Pompei. C'è un'indagine della Guardia di Finanza sull'appalto per i restauri, indagato l'ex commissario Fiori, ai domiciliari per il rappresentante società che ha eseguito i lavori. Misure cautelari, tra cui un arresto per lavori di restauro negli scavi di Pompei nel periodo del commissariamento dal Teatro Grande ad altre evidenze monumentali. Indagato per abuso d'ufficio anche l'ex commissario straordinario degli scavi, Marcello Fiori. Il gruppo di Torre Annunziata e la Guardia di Finanza ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti del rappresentante legale della Caccavo SRL, società giudicatrice dei lavori di restauro all'interno dell'area archeologica degli scavi di Pompei. Disposto il sequestro preventivo di beni per 810.000 euro circa. Tra le misure cautelari in esecuzione, anche tre misure di divieto dell'esercizio dell'attività professionale nei confronti di ingegneri della soprintendenza di Pompei e un divieto di contrarre con la pubblica amministrazione nei confronti dell'impresa coinvolta. Le accuse sono di corruzione, abuso d'ufficio, frode nelle pubbliche forniture e truffa ai danni dello Stato. I provvedimenti scaturiscono da indagini relative ai lavori eseguiti all'interno dell'area archeologica, che hanno comportato una spesa per oltre 8 milioni di euro. L'appalto ai lavori è stato eseguito nel periodo di commissariamento degli scavi, sotto la gestione della Protezione Civile dell'allora commissario straordinario Marcello Fiori, che ora risulta appunto indagato per abuso d'ufficio. Le indagini hanno fatto emergere, è scritto in una nota, illegittimità sull'utilizzo da parte della gestione commissariale delle procedure derogatorie nell'affidamento dei lavori rispetto alla normativa sull'evidenza pubblica. Un agente assicurativo delle Generali si è ucciso a Napoli sparandosi un colpo di pistola alla testa. È avvenuto durante la pausa pranzo nella sede di via Solimena nel quartiere Vomero. La Guardia di Finanza di Caserta ha scoperto un'ingente truffa ai danni dei medici italiani, attuata con una pubblicità ingannevole di opuscoli gratuiti. Una maxi truffa da 64 milioni di euro ai danni di decine di migliaia di medici italiani è stata scoperta dalla Guardia di Finanza di Caserta. Ai sanitari venivano inviati opuscoli promozionali con un modulo di iscrizione e l'aggiornamento delle notizie in una banca dati online, apparentemente gratuita. Al prestampato era allegata una lettera. I medici hanno rispedito indietro l'opuscolo, trovandosi inconsapevolmente sottoscrittori di un contratto di 3 anni dall'importo di 1.300 euro all'anno. La Guardia di Finanza ha denunciato anche 2 donne, una di origine svizzera, l'altra italiana, dipendente delle poste, già nota alle forze dell'ordine per reati analoghi. L'indagine è partita nell'agosto 2011 dalla denuncia di un medico. Il raggiro è stato realizzato tramite un sito internet di proprietà di una società portoghese e mediante l'uso di una casella postale ubicata presso la filiale Poste Italiane di Lodi, intestata a una cittadina svizzera. Ai medici venivano inviati opuscoli promozionali contenenti un modulo di iscrizione e un aggiornamento delle notizie. Al prestampato era legata anche una lettera che lasciava intendere ai destinatari che la posizione della crocetta nello spazio indicato sul modulo e la successiva rispedizione dello stesso avrebbe comportato il recesso dal contratto gratuito, per cui molti medici hanno rispedito indietro l'opuscolo, trovandosi però inconsapevolmente sottoscrittori. Molti professionisti hanno minacciato di andare dalla finanza, vedendosi così ridurre la somma annuale da 1.300 euro a 500 euro, fin quando non sono iniziate le indagini della finanza. La condotta truffaldina è stata riconosciuta anche dall'autorità garante della concorrenza e del mercato, che ha stabilito che si trattava di pubblicità ingannevole e ha inflitto alla società portoghese la sanzione di 100.000 euro. E ancora la cronaca, oltre 1.500 capi d'abbigliamento, circa 1.000 pezzi di oggettistica e 40 kg di pane sono stati sequestrati nel corso di un'operazione contro l'abusivismo commerciale nel quartiere storico di Pugliano, Ercolano, in provincia di Napoli.
Al via il registro tumori della Campania, si è insediato il comitato scientifico i cui esperti indagheranno il rapporto tra malattia e luogo di residenza. Il servizio. Finalmente operativo, l'insediamento del Comitato Scientifico per la Registrazione Oncologica segna l'avvio dei lavori che porteranno al registro per tutto il territorio campano. Nominato con un decreto commissariale del Presidente della Regione Stefano Caldoro in qualità di commissario ad acta per la sanità, il Comitato è composto da esponenti della comunità scientifica che lavorano in questo campo. Tenete presente che noi le mortalità già le conosciamo perché lo facciamo con l'osservatorio epidemiologico regionale, ma una cosa è registrare a posteriori che una persona è morta di cancro e una cosa è registrare dall'inizio che una persona si è ammalata di cancro in quel comune. Se non si hanno questi dati certi non si può fare nulla, neanche cominciare a interagire ovviamente con i dati di inquinamento ambientale, perché avremmo un flusso dati a cui non ce n'è un altro che corrisponde. Il registro tumori avrà un senso e sarà utilizzabile anche per dare risposte ai cittadini che ovviamente domandano: c'è un impatto ambientale tale da, diciamo, far leggere come eccesso di malattie tumorali delle esposizioni particolari? E dipenderà da come saranno organizzati questi registri tumori. Ci sono già due registri, quello della provincia di Salerno e quello dell'attuale ASL Napoli 3, ex Napoli 4, un totale di circa 2 milioni di cittadini, una regione insomma di medie dimensioni. Proprio in riferimento alle questioni dell'impatto ambientale, alcune azioni che la regione mette in campo per il controllo dell'ambiente. Faccio un esempio, tutte le rilevazioni che per legge fa l'ARPAC, che è un'agenzia regionale che si occupa di ambiente. Questa deve avere un link, ecco, molto stretto di rilevazione dati e di coordinamento con la struttura che abbiamo potenziato, abbiamo, diciamo, avviato oggi. Spacciavano marijuana e cocaina tra Scafati, Pompei e Bosco Reale, fino ad assicurare l'approvvigionamento di droga anche in alcune piazze del nord Italia. Una rete di spacciatori, alcuni già pregiudicati, è stata sgominata questa mattina dagli agenti del commissariato di polizia di Pompei. Presentato il programma e le proposte del MIR moderati in rivoluzione per la Campania. I moderati scendono in campo per una rivoluzione pacifica e ordinata. Tra gli obiettivi, la riduzione del numero e degli stipendi dei parlamentari. L'idea infatti è quella di tagliare costi inutili e venire incontro alle esigenze della nazione. 630 deputati e 315 senatori sono davvero troppi, quindi si propone di ridurre a 600 parlamentari in totale, eleggibili con un modello dove il popolo può scegliere il proprio candidato e non il partito di appartenenza. E poi ancora l'eliminazione dei rimborsi elettorali ai partiti politici. Principalmente puntiamo alla riduzione dei costi e i tagli della politica, della classe politica, delle lobby e delle caste ad essa collegate e alla crescita e allo sviluppo economico, a differenza di altri partiti e altre forze politiche. Noi, ecco la novità, che non puntiamo direttamente allo sviluppo, alla crescita, come loro parlano, del proprio portafoglio attraverso rimborsi ai fondi pubblici, ai giornali di partito. Direi che vada sicuramente così eletto un Parlamento che sia molto più vicino a quelle che sono le esigenze del territorio. Da sempre abbiamo detto, e naturalmente in primis in testa il nostro Presidente Caldoro, che la Regione Campania ha bisogno di liberare risorse soprattutto sul piano infrastrutturale. Il paradosso è che col rigore al quale siamo sottoposti e sottomessi dalle politiche europee e nazionali non è possibile tenere fuori dal patto di stabilità e dai tetti di spesa le risorse per le infrastrutture. Un giovane di 23 anni è stato ferito gravemente per aver reagito ad una rapina nella notte nei pressi del Museo Nazionale di Napoli. Elezioni 2013, chi voteranno i napoletani? Li abbiamo ascoltati. Elezioni 2013, continuano i nostri sondaggi tra i napoletani, chi voteranno? Li abbiamo ascoltati. Veramente io non penso proprio di votare a nessuno, perché in questa politica oramai non c'è proprio speranza. Non è giusto dare dei voti a dei politici che non se lo meritano fondamentalmente. Io sono indeciso, sinceramente. Penso Movimento 5 Stelle o Ingroia. Sinceramente fra PD e PDL sono tutti... Manca solo la L. Anche sì, infatti, ci manca solo la L.
Niente, quella è la differenza, sono tutti, in fondo chi sale 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 per se stesso, a parte penso in Groia o 5 Stelle. Non penso a Berlusconi sinceramente, però non so ancora bene, non penso che ci sia una persona veramente da votare tra tutti quelli che si sono candidati. Per il momento nessuno, perché non ho idee chiare. Io ero di destra, però adesso neanche più riconosco la destra vera, quella che conosco io, quindi per il momento non so proprio a chi votare. Penso che forse farò una cosa mai fatta, voterò per la sinistra. Nessuno. Perché? Perché fanno tutto schifo. Sono indeciso, perché qua tutti dicono questo, vogliono fare questo, vogliono togliere questo, lo facciamo, sono indeciso ancora. Un orientamento? Su Bersani. Ho 28 anni, sono andata per la prima volta a votare per sfizio, poi non ci sono mai andata più perché voto solo a me stessa, perché se non scendo io alle 5 del mattino non mi dà a mangiare nessuno. È stato trasferito nel reparto di ortopedia dell'ospedale Cardarelli di Napoli Dario Iuppariello, 20 anni, rimasto ferito ieri sera in via Manzoni in un incidente con una 500 che stava facendo inversione di marcia. Le sue condizioni restano gravi. Lussi Campania e la FIGC Campania hanno promosso una manifestazione in programma il 9 febbraio a Scampia Miano, al campo sportivo dietro la vigna. Matilde Andolfo. Un messaggio di speranza che da Scampia arrivi in ogni parte del mondo è proprio di portare messaggi che si occupano gli ambasciatori e saranno quindi loro a scendere in campo sabato 9 febbraio alle 10.30 al campo dietro la vigna di Scampia per una partita contro la selezione del Lussi che raccoglie i giornalisti sportivi della Campania. 90 minuti per ripetere che le periferie delle grandi città non devono essere dimenticate e che si deve parlare di questi luoghi anche per le persone che portano avanti progetti positivi. In questo senso lo sport può incidere moltissimo sul sociale, ha sottolineato durante la presentazione della partita Mario Zaccaria, presidente Ussi Campania e organizzatore del match, insieme ad Andrea Cozzi, responsabile della Nazionale Diplomatici del Ministero degli Affari Esteri, ed Enzo Pastore, presidente del Comitato regionale campano della Federcalcio. Un messaggio che si intende lanciare ad un territorio importantissimo che deve essere rivitalizzato, che non deve essere mai più interpretato, speriamo a termine quanto più breve sia possibile, come il territorio dei problemi, ma deve essere un territorio, una fucina di giovani calciatori, e lo è sempre stato. Di ragazzi che si educhino allo sport nel modo più serio, corretto, pulito, lineare che sia possibile, di ragazzi che rappresentino il futuro, di giovani che rappresentino il futuro di Napoli. E proprio da Scampia è venuta la testimonianza di Gianni Maddaloni, maestro della palestra di judo in cui col figlio Pino Limpionico è impegnato ogni giorno a insegnare i valori dello sport. Sabato, ha detto poi il presidente della municipalità Angelo Pisani, i ragazzi dell'area nord avranno un esempio giusto cui guardare. Nuova protesta oggi dei dipendenti dell'Astir in via Marina all'altezza del varco Pisacane, con conseguenze sul traffico che è sensibilmente rallentato. E si è svolto presso la Camera di Commercio di Napoli il seminario sugli incentivi e finanziamenti INAIL per la sicurezza. Vediamo. Finanziamenti alle imprese, agevolazioni tariffarie, stanziati 14 milioni di euro per la Campania per progetti finalizzati al miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. L'INAIL finanzia in particolare progetti di investimento, di responsabilità sociale e adozioni di nuovi modelli organizzativi. Nel corso dei lavori alla Camera di Commercio sono stati analizzati gli elementi di criticità rilevati nel corso dell'esame delle domande pervenute in occasione dei bandi degli anni precedenti e sono state inoltre illustrate le modalità di presentazione dell'istanza di riduzione del tasso di premio per prevenzione. La riduzione è riconosciuta in relazione al numero dei lavoratori e va da un massimo del 30% per aziende fino a 10 dipendenti a un minimo del 7% per aziende che superano i 500 dipendenti. Questa è la terza edizione dei bandi di finanziamenti INAIL e siamo complessivamente in 3 anni siamo arrivati a quasi 30 milioni di euro. Ma consideriamo la parte che l'INAIL concede in conto capitale, vale a dire il 50% a fondo perduto. E non dimentichiamo poi che c'è a partire dal 2000 c'è lo sconto sul premio assicurativo che l'INAIL concede sempre e può arrivare fino al 30% per le piccole imprese.
Il San Carlo ricorda Isabella Colbran, il soprano spagnolo moglie di Rossini, è ammirato da Stendhal, prima donna del San Carlo dal 1811 al 1822. Ed eccoci ora alla nostra rubrica Fischi Applausi, vediamo chi si è contraddistinto in positivo e in negativo oggi 5 febbraio. Fischi per Sergio Marchionne, amministratore delegato della Fiat. Colpita la dignità degli operai iscritti alla FIOM, stipendio sì ma niente lavoro. Anche il ministro Fornero ha bacchettato il manager per lo sconcertante caso di Pomigliano. E resta un dubbio, una mossa studiata per mandare nella prossima cassa integrazione gli indesiderati a spese dello Stato? Applausi per Gennaro D'Amato, primario ospedale Cardarelli. Nominato responsabile di una commissione OMS, il direttore di malattie respiratorie allergiche del Cardarelli lancia la sfida all'aria avvelenata. Nei suoi studi, il rapporto tra allergia e inquinamento, a Napoli anche la parietaria, contribuisce alla diffusione dell'asma e chiede al comune la bonifica delle erbacce e centraline efficienti. Porteranno a Napoli 550 atleti, le due competizioni veliche, trofeo Kinder più sport e la regata nazionale 420 in programma a Napoli tra l'8 e il 12 febbraio prossimi. Non sono un evasore, così Diego Armando Maradona in un video messaggio da Dubai in cui afferma di voler tornare a Napoli da uomo senza conti aperti con il fisco. Non ci sta a passare per un evasore Diego Armando Maradona, che in un videomessaggio da Dubai rilasciato al suo avvocato nella battaglia contro il fisco, Angelo Pisani, si professa innocente e invoca l'aiuto dei politici italiani per fare chiarezza su una vicenda in cui si considera un perseguitato da Equitalia, che dal PIB d'oro pretende 40 milioni di euro per presunte tasse non pagate quando l'argentino giocava nel Napoli. Ciao, sono Diego Armando Maradona. Prima di tutto voglio dire che io non sono un evasore, non sono stato mai, perché io ho giocato calcio e quelli che oggi mi stanno chiedendo lo firmavano il padre di Gallo, il figlio di Gallo, Ferlaino e Coppola, che era il mio rappresentante. Tutti quanti loro oggi possono andare a Napoli con tranquillità, io non posso, e questo non è giusto. Ci sta una sentenza contro di me che mi accusa delle cose che io mai ho firmato. Per quello le dico a questa gente che a me mi devono dimostrare le prove, perché non le hanno dimostrato, perché io non ho firmato niente. La gente, questa gente che dice di avere le prove, che la dimostri a tutta l'Italia, a tutto il mondo. Non ho paura, e non ho paura di andare in Italia io. Io sto lavorando qui, io sto lavorando in Dubai perché non ho potuto lavorare dopo il mondiale nella mia terra, in Argentina. Solo per questo, che dimostrano, devono dimostrare il perché di questa accusa. Sono in vendita i biglietti per il match di Europa League tra Napoli e Viktoria Plzeň in programma giovedì 14 febbraio allo stadio San Paolo. Accade oggi la rubrica di TV Luna Napoli, curiosità e aneddoti dal passato. Cinque.
5 febbraio 1971, la navetta Apollo 14 sbarca sulla Luna. Dovrà stare lontano dai rettangoli verdi per 2 mesi Franco Magnello. Questa è la punizione inflitta dalla commissione disciplinare della FIGC al presidente della Juve Stabia. E infine la pallanuoto, il Pomigliano Sporting Club, seconda società del gruppo Acqua Chiara, piega la formazione siciliana del Pozzillo per 9-7 nella prima giornata di Serie B maschile. Gianluca Leo. Vince e convince il Pomigliano di Paolo Iacovelli, che si mette alle spalle l'emozione per il ritorno in Serie B e piega un ostico Pozzillo alla Scandone di Napoli. Intensa fase di studio tra le due formazioni che sembrano equivalersi in tutto, tant'è che i primi due tempi terminano in totale pareggio 5-5. Le reti per i napoletani sono messe a segno da Ambrosio, Elmo e Barberisi, doppiette fin qui per questi ultimi due. Nella terza frazione il Pozzillo si riporta nuovamente avanti, ma ancora Ambrosio pareggia i conti fino a quando Arnaud, il giocatore più esperto della formazione di Acireale, regala il nuovo allungo 7-6 e fine terzo tempo. La strada sembra essere in salita per i rossoblù, che perdono il loro capitano Santoro, espulso per proteste. Nell'ultima frazione però la miglior condizione atletico-natatoria dei partenopei prende il sopravvento ed il Pomigliano ne approfitta ripartendo in controfuga praticamente sempre. Barberisi, il migliore in campo in assoluto, prima riporta i suoi su punteggio di parità, poi regala addirittura il doppio vantaggio con due reti in rapida successione che chiudono di fatto la pratica. Pomigliano vince 9-7, guadagna 3 punti importantissimi contro una diretta concorrente per la salvezza. Tra le fila dei napoletani si sono contraddistinti 3 giocatori iscritti nel tabellino marcatori: Barberisi, autore alla fine di un pokerissimo, Elmo ed Ambrosio. Il Pomigliano volerà sabato prossimo a Palermo per sfidare l'esperto Sichele a waterpolo e tentare, perché no, una nuova impresa. Nella seconda giornata del campionato di A2 femminile di pallanuoto vincono Volturno e Flegreo, che conquista i primi 3 punti. Perdono Acquachiara e Posillipo, ancora all'asciutto in questa stagione. Era la nostra ultima notizia, ma per ulteriori aggiornamenti e video potete collegarvi al nostro sito internet www.lunaset.it e anche al nostro profilo Facebook. L'informazione del TG Luna Napoli ritorna puntuale come sempre domani alle ore 13.45. Vi lascio ora le previsioni meteo e grazie per l'attenzione e buona serata. Ben ritrovati a tutti da Edoardo Ferrara. Ci attende ancora tempo marcatamente instabile al centro-sud a causa di correnti settentrionali via via più fredde pilotate da un'eruzione fredda artica in discesa da nord Europa. Come vedete dalla grafica, rovesci e temporali interesseranno soprattutto il sud, mentre concederanno una breve tregua nel pomeriggio sulle regioni centrali e più ribarato invece il nord, con ampi spazi soleggiati soprattutto ad ovest. Andiamo a vedere le temperature partendo dai valori minimi, che saranno in generale lieve aumento al centro-sud, mentre subiranno sostanziali variazioni a nord, se non addirittura un lieve calo sui settori occidentali. Per quanto riguarda invece le massime, anche qui ci attendiamo una generale lieve flessione, a parte le estreme regioni meridionali che potranno sperimentare ancora temperature piuttosto miti. Entriamo ora nel dettaglio previsionale, partendo dal nord Italia, che vedrà una giornata tutta sommato discreta soprattutto sui settori occidentali, salvo qualche nevicata sulle Alpi di confine, e un miglioramento del tempo che interverrà anche sul Triveneto dopo le residue precipitazioni del mattino, nevose anche a quote collinari. Spostandoci ora alle regioni del centro, progressivo miglioramento dopo una mattinata piovosa. Questa cartina si riferisce al pomeriggio, dove avremo ancora tuttavia qualche residuo rovescio soprattutto a ridosso della dorsale, con neve anche fin verso i 1000-1100 metri. Un nuovo peggioramento è comunque atteso nella notte a partire dai versanti tirrenici. Per quanto riguarda infine il sud, tempo marcatamente instabile con piogge temporali più probabili sui versanti tirrenici, dove potranno assumere anche carattere di forte intensità, mentre saranno alternati a maggiori spazi soleggiati sulla campagna e sul basso versante adriatico. Per quanto riguarda infine la Sardegna, anche qui tempo spiccatamente variabile, con qualche acquazzone sparso più probabile sui versanti occidentali. E per adesso concluso, vi rimando ai prossimi aggiornamenti.